Eh sì, è perché veramente si avvicina l'11 novembre, che è la data quella fatidica in cui si apre veramente il Natale a Grazzano Visconti. A parlarcene questo pomeriggio, assieme a noi, c'è anche Martina Dalmolin di Tipico Eventi. Martina, buon pomeriggio. Ciao Ilaria, buon pomeriggio. Allora, cara, è veramente una bella edizione questa. Iniziamo un po' a capire quando, dove, come e anche perché. Allora, perché? Perché il Natale è meraviglioso e quindi questa è la prima cosa in assoluto. Allora, noi siamo molto molto contenti, quest'anno siamo giunti ormai all'ottava edizione nel Borgo di Grazzano Visconti con l'evento appunto dedicato al Natale, siamo davvero contentissimi. L'evento partirà, come giustamente hai detto, l'11 novembre e si concluderà il 7 gennaio. In tutto faremo 28 date, queste 28 date sono suddivise in tutti i weekend di novembre, tutti i weekend di dicembre con apertura straordinaria giovedì 7, venerdì 8 e poi da martedì 26 fino al 7 di gennaio, continuato escluso il 31 di dicembre. Quindi veramente tanti tanti appuntamenti. Ok, quindi saranno... insomma ci siete veramente sempre comunque e ci sono appuntamenti diciamo fissi che un po' ci avete abituati e anche un po' di novità. Allora entriamo nel vivo. Assolutamente. Allora quest'anno la grande novità riguarda innanzitutto il villaggio di Babbo Natale che si fa ancora più grande. Infatti abbiamo introdotto la Casa degli Elfi e la Giostra Cavalli. La Giostra Cavalli che ci fa tornare un po' tutti i bambini e ci fa sognare. E la Casa degli Elfi che ospiterà appunto i piccoli aiutanti di Babbo Natale che non sono semplici elfi ma sono dei veri e propri acrobati che faranno questo bellissimo spettacolo di circa 15 minuti che si ripeterà a continuazione durante tutta la giornata. Quindi ogni volta che qualcuno entrerà a visitare il villaggio potrà godere di questo bellissimo spettacolo. L'altra grande novità che abbiamo in serbo riguarda la ruota panoramica, che quest'anno sarà ancora più grande, infatti sarà alta ben 32 metri, gli anni scorsi era circa intorno insomma, ai 18-19 metri, quindi una bella differenza, si potrà vedere tutto il borgo dall'alto. E soprattutto ci teniamo molto perché avremo una cabina dedicata anche all'accesso in carrozzina, quindi insomma una ruota panoramica senza barriere architettoniche, ci fa davvero piacere poterlo offrire. Assolutamente, assolutamente. Beh, direi che allora intanto per organizzare una cosa come questa ci saranno tanti addetti ai lavori, non ti chiedo il numero perché probabilmente sono tantissimi, ma un numero ce l'hai, quello dell'attesa diciamo dei visitatori che ogni anno aumenta. Quanto siamo arrivati più o meno? Guarda, allora l'anno scorso abbiamo raggiunto all'incirca i 280.000 visitatori. Wow. Da tantissime regioni d'Italia, principalmente Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, però anche Liguria, Toscana, insomma, veramente ci ha fatto davvero piacere perché questi numeri, insomma, con tutto il lavoro che c'è dietro fanno sempre bene. Dicevo appunto. Quest'anno ci auguriamo ancora di più. Dicevo appunto un'organizzazione dietro che neanche si può concepire, quindi intanto insomma grazie del vostro impegno. Allora dicevamo in tutti questi giorni di festa sempre pronti con i mercatini di Natale, tante le novità che ci hai raccontato fino a quella data lì che un po' tutte le feste si porta via come racconta il vecchio adagio. Esatto. Ma anche il 6 gennaio c'è un evento speciale. Esatto, perché il 6 gennaio ospiteremo la Befana che arriverà a Grazzano per salutare tutti i bambini che saranno presenti, regalare le caramelle, quindi insomma davvero saranno gli ultimi giorni ma saranno ancora emozionanti. Assolutamente. Allora ricordiamo in tutte le giornate l'orario è dalle 10 alle 19, l'ingresso sempre gratuito senza bisogno di prenotazione, questo lo diciamo perché insomma dobbiamo anche dire quali sono i punti pro a favore di questo favoloso momento dedicato al Natale a Grazzano Visconti dall'11 novembre al 7 di gennaio. Poi per rimanere sempre aggiornati e conoscere tutto il programma completo vi invitiamo a visitare la pagina Facebook Il Natale di Grazzano Visconti 2023. Lì aggiornate tutto. Esatto, lì ci sono tutte le informazioni, anche tutto il programma completo e dettagliato di ogni data,
quindi quando trovate il coro gospel piuttosto che il corpo bandistico pontogliese, gli zampognari, insomma ogni giorno abbiamo tanti intrattenimenti diversi. Adesso stare qua a dirli tutti lo farei con piacere, ma insomma penso che occuperei un po' troppo spazio. No, guarda, grazie Martina Dal Molin della tua disponibilità, Tipico Eventi, per raccontarci il Natale a Grazzano Visconti. Ci vediamo allora a Grazzano, dai! Assolutamente, grazie a voi dello spazio e vi aspettiamo tutti quanti. Un abbraccio, grazie, ciao. Ciao Ilaria, grazie. Ciao, ciao. Ciao.